L'arcobaleno. 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 Sfumature estive in Valle d'Aosta. L'ultima mezz'ora di questa terza puntata dell'arcobaleno da Morgè. Manteniamo le promesse riferendoci alla realtà di La Tuile. Eventi sul territorio valdostano. Ci ha raggiunto all'interno del nostro furgone regia mobile Stefano Collomb, presidente del Consorzio degli Operatori Turistici di La Tuile, che ringraziamo per la sua presenza. Buongiorno Stefano. Ciao a tutti. Un piacere poterti riavere con noi, perché avremo modo di passare un po' in rassegna quelli che sono i principali appuntamenti. Però prima di dedicare uno spazio proprio legato agli eventi, parliamo un po' anche di voi, di Consorzio Operatori Turistici, una realtà importantissima per La Tuile. Sì, indispensabile, perché comunque raggruppa quasi il 97% degli operatori in loco. Oltre a questi abbiamo al nostro interno fortunatamente anche le terme di Pressendidie, la SAV da trasporti, direi che abbiamo copriamo più o meno tutte le categorie. Un pool fondamentale per far sì che il turismo, non solamente invernale ma quello estivo e anche in quelle che sono considerate un po' le stagioni minori, la primavera e l'autunno, possano invece fare blocco e quindi rappresentare una bella vetrina per le persone che decidono di passare qualche giorno alla Tuile. Sì, infatti. Da questo punto di vista possiamo effettivamente confermare questo dato. Adesso è il momento invece sì di venire a quelli che sono alcuni appuntamenti. È impossibile, ce lo siamo detti anche fuori onda, radunare in maniera sintetica tutte quelle che sono iniziative in calendario. Certo è che ad agosto alla Tuile c'è veramente tanto movimento e quindi non potevano mancare anche attività ed eventi. Sì, abbiamo eventi giornalieri, anche due per giorno. Abbiamo concerti dal vivo, musica, serate danzanti per un po' meno giovani, giornate per i bambini dedicate interamente a loro, e per arrivare a fine agosto con Show con La Tuile. Qui però bisogna dedicare uno spazio di approfondimento specifico su Show con La Tuile e lo faremo tra poco. Un appuntamento goloso da non perdere è certamente quello di Show con La Tuile, che quest'anno giunge alla sua quinta edizione. Noi siamo sempre in compagnia di Stefano Collomb, presidente del Consorzio Operatori Turistici di La Tuile. Partiamo un po' da come è nata questa idea di dedicare proprio una serie di giornate al cioccolato proprio alla Tuile. Beh, è nata sotto richiesta di un amministratore del primo anno che l'abbiamo fatta, e da lì è partita l'idea, e dopo il successo del primo anno poi abbiamo proseguito. E si giunge quest'anno alla quinta edizione. Ricordiamo ai nostri ascoltatori quando si svolge questa quinta edizione e dove proprio nello specifico La Tuile. Allora, il 28, 29 e 30 di agosto, e sarà posizionata in piazza Cavalieri Vittorio Veneto, tutto al coperto, quindi anche dovesse esserci qualche pioggerella di fine agosto non sarà un problema. Cioccolato a 360 gradi, sì. Sì, abbiamo tre giorni dedicati interamente al cibo degli dèi, dove tantissimi artigiani provenienti da tutta Italia proporranno le loro specialità. In più ci sarà il ristorante a tema, quindi piatti salati anche della tradizione valdostana, rivisitati con aggiunta di cioccolato e cacao. In più avremo dei laboratori per bambini, dove si farà vedere e provare come nasce una sacher, come si fa un cioccolatino, come viene fatto il cioccolato. Immagino che sia stato molto gradevole il fatto di aver anche ospitato in questi anni dei pasticceri, degli esperti di cioccolato provenienti da altre realtà. Una bella occasione anche di confronto e di scambio, immagino. Sì, molto interessante anche per questo, perché si vede anche come lavorano gli altri artigiani sul territorio e si riescono a carpire dei segreti. La popolazione locale ha risposto bene già da subito a questa iniziativa che, diciamocelo, era completamente innovativa rispetto a quelle che erano le altre iniziative da Tuile. Sì, una cosa molto particolare per il nostro territorio, ma è stata carpita e accettata già da subito. Restate ancora sintonizzati con noi, perché alla Tuile è già partito il conto alla rovescia per una data fondamentale nel mese di febbraio, perché ritorna la Coppa del Mondo di sci nella nostra regione nell'inverno 2016. La Valle d'Aosta, pur essendo una regione alpina, ha dovuto aspettare 20 anni, Stefano, per riospitare, e sarà questa una degli appuntamenti sicuramente più importanti del 2016, la Coppa del Mondo. Il Circo Bianco ritorna in Valle d'Aosta ed in particolare due gare, il 20-21 febbraio, discesa libera e Super G della Coppa del Mondo di sci alpino femminile.
se ne parlava da tanto tempo, sembrava sempre, no, sul punto nuovamente la Valle d'Aosta di ospitare una tappa. Finalmente siete riusciti a concretizzare questa lunga attesa. Sì, finalmente sì, dall'anno scorso a giugno, quando siamo stati a Barcellona al convegno FIS dove ci hanno assegnato la gara, eravamo quasi increduli a questa grande opportunità che ci veniva concessa. Sappiamo il gran numero di persone che coinvolge il Circo Bianco, sia nell'aspetto maschile che in quello femminile. La pista di riferimento è la mitica pista 3 Franco Bertò, con delle pendenze veramente importanti. Credo che possiamo dirlo senza partigianeria che resta una delle piste più belle del circuito alpino. Beh, sicuramente sì, è paragonabile alle grandi discese libere europee che conosciamo, quindi avremo sicuramente un grande spettacolo di altissimo livello. Ricordiamo quindi 20 e 21 febbraio 2016, discesa libera e Super G della Coppa del Mondo di sci alpino femminile a La Tuil. Chiaramente l'aspetto legato al turismo, all'indotto che queste due giornate possono portare per la Tuil, è inutile nascondere che c'è da lavorare per voi, ma sono attesi grandi numeri. Beh, direi non solo per la Tuil ma per l'intera valle, sicuramente è una cosa molto molto importante. Lo sci in inverno è il pane per tutti in Val d'Aosta e direi che questa è un'ottima opportunità. E auguriamoci che il ritorno del Circo Bianco in Valle d'Aosta non sia sporadico ma possa invece essere più continuativo. Restate ancora con noi perché tra poco, in compagnia di Stefano Collon, presidente del Consorzio Operatori Turistici di La Tuil, parleremo anche di una serie di iniziative collegate al Tour de Géant. Con l'arcobaleno abbiamo la possibilità di incontrare persone che magari sono anche un po' incuriosite dal nostro mezzo furgone regia mobile, quindi ne approfitto per salutare chi ha voluto entrare nel furgone regia mobile, in particolare nella parte tecnica. Ci fa certamente molto piacere. Noi ci stiamo avvicinando proprio alla conclusione di questa terza puntata dell'arcobaleno da Morgé con Stefano Collomb. Adesso vogliamo ricordare un appuntamento un po' più in là, nel mese di settembre. Sappiamo che il Tour de Géant ha dei numeri importantissimi, è un volano turistico eccezionale soprattutto in un periodo non particolarmente di alta stagione, anzi, e quindi anche voi la Tuil avete pensato a un'iniziativa specifica che valorizza alcuni prodotti dell'enogastronomia locale. Sì, quel giorno, infatti il 13 settembre, in occasione della prima tappa del passaggio del Tor, ci sarà la festa della birra artigianale valdostana, anche con altri prodotti del territorio, quindi Toma, Fontina, Jambon de Bosse e Crudo di San Marcello. Prima tappa significa sicuramente una bella attenzione da parte soprattutto di chi sta al seguito degli atleti, parenti, amici che non vogliono assolutamente perdersi lo start. Sì, come abbiamo notato già l'anno scorso, la prima tappa è molto importante perché ci sono tutti e ci sono tutti gli accompagnatori. Poi man mano che va avanti il Tour, logicamente si diluisce un pochino la concentrazione degli atleti, quindi ci è sembrato molto importante creare qualcosa ad hoc per l'evento. Ne approfittiamo, Stefano, prima di congedarti, siccome oggi è il 5 di agosto, possiamo già tracciare un primo bilancio di questa stagione per quanto attiene il turismo di La Tuil. La meteo non è assolutamente paragonabile con quella di un'estate fa, immagino che siate abbastanza soddisfatti. Beh, quest'anno dobbiamo dire di sì, la meteo è stata favorevole fin dall'inizio di stagione, abbiamo avuto un buon mese di luglio, logicamente abbiamo lavorato molto con il passaggio e un po' meno con il turismo fisso. Però siamo molto molto contenti. Adesso il mese di agosto prevede comunque un'ottima affluenza per arrivare giusto alla fine di agosto ancora con parecchi clienti in casa. Alla Tuil, quando si parla di passaggio, ci si riferisce ovviamente anche al colle del piccolo San Bernardo, che per voi è davvero fondamentale. Sì, il piccolo San Bernardo, soprattutto in estate, è la cosa fondamentale per la Tuil, soprattutto per i commerci situati sulla strada. Stefano, ti ringraziamo per essere stato presente qui con noi, ti auguriamo un grande in bocca al lupo in qualità di presidente del Consorzio Operatori Turistici di La Tuil e in generale anche per le tue attività extra, diciamo, pubbliche. Grazie, grazie a tutti.